Giacomo Cecchini, capitano di una River Pieve che è uscita dopo i tempi supplementari in questa semifinale playoff. Diciamo che, considerando il fatto che eravate in superiorità numerica, c'è un po' di rammarico, però se guardiamo all'inizio della stagione nessuno e lo ribadisco, vi aveva messo in questa posizione. Io credo dobbiate comunque essere soddisfattissimi. Siamo sicuramente orgogliosi della stagione che abbiamo fatto, però abbiamo anche un rammarico per come è andata la partita di oggi, perché l'avevamo messa bene subito con un gol del vantaggio, 1-0, poi l'espulsione, si era messo tutto nel modo migliore per portarla a casa. Invece siamo stati un po' disattenti in un paio di episodi e siamo andati all'intervallo sotto 2-1. E a quel punto sembrava complicato, poi c'era il vento, non era facile nemmeno riuscire a costruire qualcosa. E siamo riusciti comunque a pareggiare con un grande gol di Canessa e dopo ci è mancato qualcosa per riuscire nella rimonta e niente, torniamo a casa con un po' di rammarico. Se mi permetti di farti un appunto, mi sembra che, diciamo, soprattutto nella parte centrale della ripresa, mi sembra la Cuoiopelli abbia leggermente calato dal punto di vista dell'intensità e probabilmente voi avete buttato via troppi palloni in superiorità numerica. Sarebbe stato meglio gestirli, centellinarli e pensare più alla qualità dei passaggi che alla finalizzazione. Direi che è qui che si è decisa la partita, secondo me. Sì, hai ragione, potevamo giocarli meglio e loro si sono chiusi dietro giustamente perché erano un uomo in meno e noi potevamo gestire meglio la palla e creare qualche occasione un po' più pulita senza buttare su qualche pallone di troppo. Non era facile perché loro erano chiusi, poi tirava vento e non era facile giocare la palla, però potevamo sicuramente fare meglio. Un'altra cosa che secondo me ha deciso, diciamo, questa gara è stata la disattenzione sulla punizione del secondo gol della Cuoiopelli. Avete lasciato un giocatore libero di calciare con tutta la sua forza e la precisione su palla inattiva, insomma, da così lontano sarebbe meglio non prendere questi gol. Sì, sì, è vero, siamo stati un po' disattenti, vincevamo 1-0 e niente, non ci aspettavamo quel passaggio e abbiamo dormito, sì. Però la soddisfazione c'è lo stesso, c'era anche un bel manipolo di tifosi, avete reso, credo, orgogliosa questa River Pieve, questa società giovanissima che però può già annoverare questa finale playoff nella sua bacheca. Eh sì, è un obiettivo, cioè un risultato grandioso per la società e per come eravamo partiti, senza ambizioni di playoff o di promozioni, ma per salvarsi, e quindi siamo orgogliosi del cammino che abbiamo fatto. Benissimo, grazie e bocca al lupo. Grazie.